a tutti da Manolo di Cocoa.com. Oggi parliamo di Steven LaBerge e Howard Rheingold, Exploring the World of Lucid Dreaming. Questo libro, da come si capisce dal titolo, è un libro sui sogni lucidi. I sogni lucidi sono un particolare modo di sognare, nello specifico è quando una persona si accorge, mentre sta sognando, di essere partecipe di un sogno e quindi si sveglia in questo sogno e riesce a modificare la situazione intorno a sé. Ne ho parlato in un articolo su Cocoa, cliccate qua sotto, da qualche parte ci sarà il link. Leggetelo perché è molto interessante. In questo video non voglio parlarvi di cosa sono i sogni lucidi, ma è del libro. Il libro è stato il mio primo libro su Amazon, quindi ci sono particolarmente legato. L'ho comprato nel 2000, quindi anche Amazon era nata non da così tanti anni. Nonostante tutto l'ho tenuto molto bene, le pagine sono giallite, però è tenuto bene. E devo dire la verità, come al solito sono stato fortunato ad acquistare il libro. L'argomento dei sogni lucidi è molto spesso borderline tra la fantascienza, il new age, le panzane più assolute. Ai tempi non c'era ancora la moda della meccanica quantistica, quindi non si usava, però da un altro lato c'è anche degli studi scientifici. Questo Steven LaBerge ha fatto il suo dottorato di ricerca proprio sui sogni lucidi e questo libro è il secondo che dedica all'argomento. Nel primo, chiamato semplicemente Lucid Dreaming, era più un diario di come ha scoperto i sogni lucidi e come ha dimostrato che questi sogni lucidi erano una cosa scientifica. Tipicamente una persona che dorme ha il movimento oculare, i famosi REM, e quindi hanno deciso che quando una persona si svegliava in un sogno, quindi aveva un sogno lucido, doveva muovere gli occhi secondo un pattern, secondo uno schema. E questo, ripetuto più volte, si è potuto decidere e capire quanto effettivamente una persona riusciva a prendere il controllo di un sogno oppure no. Tornando al libro, LaBerge ha fatto secondo me un libro, non voglio dire perfetto perché poi su internet si trovano più informazioni, magari vi consiglio di andare su qualche sito specializzato, su qualche forum, però da tutto quello che può servire. Inizia dando le cause scientifiche e facendo delle domande e delle risposte alle domande più frequenti, tipo sono pericolosi, perché dovrei farlo, perché non dovrei farlo, posso farlo se sono in terapia, eccetera eccetera. Continua con il setup, con la preparazione per avere un sogno lucido, introduce 3-4 tecniche per svegliarsi, tra cui una che ha lanciato lui, e dice anche perché fare un sogno lucido e cosa fare una volta che una persona si è impossessato dell'abilità di fare sogni lucidi. Infatti è molto diverso riuscire a svegliarsi e rimanere lucido per qualche secondo rispetto a riuscire a gestire totalmente la situazione. Uno dei problemi tipici è che quando uno si sveglia in un sogno lucido l'esperienza è così bella, un'esperienza così di picco che si agita, si eccita e quindi si esce dal sogno. Steven LaBerge dice, spiega come riuscire a rimanere dentro il sogno, come rimanere lucidi anche quando ci si accorge che si perde lucidità, così come spiega come poter recuperare un sogno perso e poi va avanti spiegando tutto quello che si può fare, tutti i vantaggi che si possono ottenere anche nel mondo reale quando si diventa dei sognatori lucidi, quindi degli onironauti, come li chiama lui, esperti. Faccio una piccola citazione: se amate la musica elettronica, Aphex Twin, che è uno dei più grandi musicisti di musica elettronica, diciamo, della storia, di tutti i tempi, spesso dice che le sue tracce, i suoi pezzi sono stati creati durante i sogni lucidi. E se leggete la letteratura, capita spesso che ci sono delle persone che dicono: ah, ho avuto in sogno tutta la melodia che poi ho composto. Quindi, per esempio, adesso non volevo andare nello specifico, se volete avere degli spunti di creatività oltre a quello che potete fare normalmente, un sogno lucido potrebbe essere una roba utile. Comunque, ripeto, vi rimando al link sul mio sito dove parlo di sogni lucidi e
se sapete l'inglese, di prendere questo libro che è fatto molto bene ed è secondo me perfetto sia per chi inizia sia per chi è già abbastanza avanzato. Quindi il mio commento è: un libro da comprare, se dovete prendere un solo libro sui sogni lucidi è questo, Steve LaBerge e Howard Rheingold, Exploring the World of Lucid Dreaming, 5 stelle su 5 da manolodicocoa.com. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, che una volta ogni 2 settimane, una volta al mese, vi faccio una nuova recensione, vi do delle dritte e tante altre cose che sto portando avanti insieme ai miei collaboratori. Grazie a tutti e ciao, iscrivetevi.